Salve, sono Joe e vi giuro che non sono nazista. Questo lo dico perché nel caso non mi conosceste, questo video con un titolo del genere potrebbe sembrare uno di quei video molto popolari diversi anni fa in cui alcuni youtuber attraverso cherry picking, falsi storici e uno strano sistema di specchi e di leve provava a convincervi che Hitler avesse in qualche modo... ragione? Quello di cui parleremo oggi è il processo di Norimberga, che immagino sappiate di cosa si tratta. Ossia quell'insieme di processi, celebrati tra il 45 e il 49, in cui vennero processati i principali responsabili delle atrocità commesse dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Vennero portati alla sbarra politici, militari, medici, ideologi. E ci sono stati tanti processi, ma quello ovviamente più noto è quello del 45, quando si andò a giudicare la vera elite di fatto del male, quei politici e quei militari che avevano imbastito e gestito quella enorme macchina di morte. Ora, la cosa più interessante che affronteremo non è solo il fatto in sé, ma anche l'aspetto giuridico, ossia le problematiche della legge internazionale nel giudicare un crimine così orrendo che nessuno aveva osato neanche immaginare e che secondo alcuni non aveva neanche le basi giuridiche sul quale lavorare. E di conseguenza, ed è anche questa la cosa interessante, le obiezioni al processo di Norimberga, i vari dubbi sulla legittimità della Corte internazionale, le varie diatribe sul diritto internazionale. Quindi perché un paese non può giudicare i propri criminali di guerra? Quali sono i reati contestati? Era giusto porli? E ovviamente l'ennesima questione, non sarà mica la solita storia dei vincitori che si vendicano sui vinti? Una bella frase avvelenata. Di nuovo, niente specchi, niente leve. Infatti è chiaro che quella che stiamo facendo adesso è un'analisi molto comoda, perché né io né voi, almeno statisticamente, abbiamo visto la guerra, neanche da lontano. Già per noi correre e prendere l'autobus è l'evento più faticoso della settimana, quindi figurati andare a combattere, patire la fame, le malattie o assistere a questo orrore. Quindi, visto che le cose non accadono nel vuoto, non siamo meccanismi in sovrastrutture teoriche, ma le cose accadono in uno spazio e in un tempo, quello che farò in questo video è cercare sempre di portare la cosa in quello che era all'epoca, ossia il loro contesto. Quindi ora sigla e diamoci dentro. Dunque, facciamo un passo indietro. Siamo al 30 ottobre del 1943. Sul fronte orientale, dopo il massacro di Stalingrado, le truppe tedesche perdono sempre più terreno sotto l'avanzata furiosa delle armate sovietiche, che stanno già sfondando le porte dell'Est Europa. A sud, la battaglia di El Alamein è persa da un pezzo. Mesi prima gli alleati erano sbarcati in Sicilia, e ora mezza Italia è sotto il loro controllo. A nord, invece, gli americani si stanno organizzando per lo sbarco in Francia, e tra qualche mese la Germania dovrà gestire un terzo fronte. Insomma, le cose non vanno bene per Hitler, e la capitolazione della Germania, vada come vada, è soltanto una questione di tempo. Quindi, già adesso, gli alleati si riuniscono e si chiedono che cosa ne sarà dell'Europa del futuro. Se lo chiedono ovviamente non soltanto per le questioni del potere, come saranno successivamente gli stati, chi avrà che cosa, chi avrà il controllo su che cosa, ma anche che ne sarà dei criminali di guerra che hanno commesso questo terrificante, sistematico massacro. Quindi, nell'ottobre del 1943, gli alleati si riuniscono alla Conferenza di Mosca e fanno quattro dichiarazioni, quattro documenti. Quello che ci interessa è il quarto, la Dichiarazione delle Atrocità. In questa dichiarazione, le potenze, che in questo caso sono Stati Uniti, Unione Sovietica, Regno Unito e Cina, dicono questo. Sappiamo che i tedeschi, nel corso della guerra, hanno commesso delle orrende atrocità. Campi di concentramento, deportazioni, stermini, omicidi di massa. Sappiamo che lo hanno fatto con una crudeltà disumana e per questo a guerra finita li prenderemo e li puniremo. Quindi sappiamo cosa fare, almeno in grandi linee. E quindi la questione diventa: come? Ci furono infinite discussioni. A volte si parlò di semplici esecuzioni, con Stalin che diceva «facciamone fuori 100.000». «No, 50.000 basteranno», dicevano gli altri, discussioni di questo tenore. Ma alla fine la decisione fu un'altra, quella che comunque all'epoca era politicamente la più corretta, se vogliamo, ma che anche sulla carta era effettivamente la cosa giusta da fare, almeno nelle intenzioni. Ossia, si decise che, al posto di fucilare sommariamente diverse migliaia di politici, militari, medici, funzionari, si facesse invece un vero e proprio processo costruito sulla base del civil law, il diritto civile. Ossia ci sono delle leggi precise scritte in un codice e si contestano i reati. Gli imputati partono con la presunzione di innocenza, l'accusa deve contestare e dimostrare la violazione di questi reati con delle prove, gli accusati possono difendersi e un giudice alla fine decide. Come vedete, questo tipo di giustizia, con i diritti dell'imputato, con la presunzione di innocenza, con gli avvocati, con la presentazione delle prove, va in netta contrapposizione a quello che era il sistema giudiziario di un regime totalitario come quello nazista. In quel
quel caso ricordiamoci che l'autorità giudiziaria la poteva esercitare l'ufficiale delle SS che sparava la ragazza nel ghetto solo perché esisteva, quel tipo di giustizia. Quindi l'intenzione era proprio quella di creare un processo, celebrarlo sulla base della legge per non essere come i nazisti, per dimostrare che la civiltà della legge, della democrazia, avrebbe trionfato anche in questo caso sul totalitarismo tedesco. E questa cosa del non essere come i tedeschi creò tra l'altro all'interno dell'Unione Sovietica una cosa particolare, ossia quando i tedeschi facevano del male a un imputato, lo mandavano nei campi, lo uccidevano, non c'era bisogno di trovare una giustificazione, lo si faceva e basta, proprio fine partita. Ma invece in Unione Sovietica bisognava trovare sempre una giustificazione per fare del male a un indagato, a un imputato, bisognava sempre giustificarsi davanti allo Stato, al partito, alla società civile. E per trovare questo motivo poteva essere veramente qualsiasi cosa, tradimento contro il partito, contro la patria, contro il piano quinquennale, la cosa importante è che ci fosse. Poi che questo motivo arrivasse tramite false confessioni, pestaggi, tradimenti comprati per scagionare qualcuno dalla prigione, non importa, ci doveva essere comunque. Ma comunque, adesso salto in avanti fino al 1945. Adesso le grandi potenze sono Unione Sovietica, Stati Uniti, Regno Unito e Francia, che ovviamente l'hanno reintegrata. E dopo una serie di conferenze vanno a creare quella che chiamiamo oggi la Carta di Londra. E la Carta di Londra è il documento principale sul quale si costruisce non solo il processo di Norimberga, ma da lì in poi tutti quanti gli accordi internazionali sul diritto internazionale per questioni di questo tipo. Quindi vediamo un po' come si struttura questo processo. La Carta di Londra è stata costruita con elementi giuridici che appartengono alle quattro grandi potenze. Quindi, seguendo il modello sovietico e francese, non c'è una giuria di cittadini o di pari, ma ci sono dei giudici. Ogni potenza ne nomina due, uno ufficiale e un sostituto. E secondo il modello anglosassone c'è un procuratore, un PM se volete, che porta le prove e accusa gli imputati. E qui abbiamo una prima obiezione. Ossia, come mai i giudici nominati sono stati nominati dalle quattro grandi potenze e non sono invece giudici tedeschi? Essenzialmente per due ragioni. La prima era che la Germania si era arresa con una resa incondizionata. Quindi le autorità militari tedesche, firmando un documento chiamato Strumento di Resa, avevano consegnato agli alleati praticamente l'assoluta sovranità della Germania e ogni autorità governativa. Quindi dal punto di vista politico-giuridico, gli alleati avevano tutti quanti gli strumenti per fare questa cosa, avevano questa autorità, avevano di fatto il potere nominale. E in secondo luogo avevano anche il potere pratico, nel senso che tutta quanta l'Europa era piena di soldati sovietici, americani, inglesi, francesi, eccetera, eccetera. Quindi, sega. Prima di continuare, una piccola pausa per parlare dello sponsor di oggi, Surfshark, che conoscete molto bene. Di cosa si tratta? Si tratta di un servizio online che protegge la nostra navigazione crittografando i nostri dati, quindi proteggendoci da tutti quanti i grandi rischi dell'internet. Pubblicità invasive, malware e spyware, gli assalti alla tua identità online, soprattutto all'interno delle reti wifi pubbliche che sono molto pericolose, e poi furto di dati con conseguenti estorsioni e le tipiche violazioni dei tuoi conti online e del tuo criptoportafogli. Ma Surfshark non solo protegge, dà anche dei vantaggi. Infatti se per caso vogliamo accedere a un contenuto che è disponibile soltanto sull'internet di un altro paese, attraverso un pulsante con Surfshark possiamo simulare che la nostra navigazione arrivi da quel paese e accedere a quel contenuto. Per esempio sconti o dirette sportive. Inoltre, attraverso la politica no log, Surfshark non saprà mai cosa fai o dove vai durante l'accesso. E inoltre ha un sistema di sicurezza che spegne tutto l'internet del tuo dispositivo quando il VPN si interrompe a sorpresa. E soprattutto a livello di costo è quella che offre di più al prezzo minore. E il prezzo è ancora più basso se per caso utilizzerete il mio codice sconto GioPizzi con il link qua sotto in descrizione. E in quel caso avrete non solo l'83% di sconto, ma anche 3 mesi gratis. Che è una figata. Quindi, visto che funziona ed è utile, Surfshark! Proteggi la tua navigazione. Quindi, fatta la corte, si stabilisce il processo. Il luogo della città di Norimberga per celebrarlo non è scelto a caso. Per motivi logistici ed equilibrio di potere tra le potenze, era la città ideale. Inoltre, proprio quel palazzo, il grande palazzo di giustizia, risparmiato in parte dalle bombe, era stato per lungo tempo uno dei più importanti luoghi di ritrovo dei raduni del partito nazista. Ed era stato lì che neanche troppi anni prima la Germania aveva siglato le famose leggi di Norimberga, come le leggi sulla protezione del sangue tedesco e tutte quelle leggi antisemite che progressivamente avevano privato agli ebrei i loro diritti fondamentali e poi il diritto alla vita. Ed è in questa sala che verranno giudicati alcuni dei più importanti responsabili tra politici e militari di queste orrende atrocità. In particolare ne vedremo 24.
Rudolf Hess, potente ministro del Reich e delfino di Hitler, Joachim von Ribbentrop, ministro degli esteri, Wilhelm Keitel, comandante in capo della Wehrmacht, il suo secondo, il generale Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, comandante delle SS dopo Heydrich, Alfred Rosenberg, ideologo del partito, Hans Frank, governatore della Polonia, Wilhelm Frick, ministro degli interni e protettore di Boemia e Moravia, Streicher, direttore del giornale di partito, Walter Funk, ministro dell'economia, il grande ammiraglio Karl Dönitz e il comandante della marina, l'ammiraglio Reeder, von Schirach, capo della gioventù hitleriana, Fritz Saukel, organizzatore dei campi di sterminio e del lavoro, il governatore dell'Olanda, Arthur Seyss Inquart, Albert Speer, ministro degli armamenti, il barone Konstantin von Neurath, ex ministro degli esteri, l'ambasciatore Franz von Papen e poi Halmar Schacht, già direttore della Reichsbank, Fichte, conduttore radiofonico e Hermann Göring, capo della Luftwaffe e braccio destro di Hitler. Quindi, a conti fatti, l'incarnazione del male. Quindi i reati per i quali sono portati alla sbarra queste creature sono essenzialmente quattro. Crimini di guerra, pianificazione e organizzazione per guerre di aggressione, crimini contro la pace e crimini contro l'umanità. Ora, i crimini di guerra non erano particolarmente controversi, se ne era parlato molto tempo prima, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, con le convenzioni dell'AIA. Ciò che invece diventava dibattibile in questo caso erano gli altri crimini, i crimini contro la pace e i crimini contro l'umanità. Ma di che cosa parliamo quando parliamo di questi crimini? Secondo la Carta di Londra, si tratta di crimini contro la pace tutte quelle attività di pianificazione, preparazione o atti volti a dare inizio a guerre di aggressione o che violano trattati internazionali. E per crimini contro l'umanità parliamo di attività come omicidio, sterminio, schiavitù, deportazione o qualsiasi crudeltà inumana rivolta alla popolazione civile o sulla base della persecuzione politica, religiosa o razziale. E il fatto che queste persecuzioni fossero legali nel paese dove erano state commesse è assolutamente irrilevante. Quest'ultimo punto è molto importante, riuscite a capire perché? Perché è la prima volta che si dichiara che ci sono dei crimini così orrendi, così nefandi, così disumani, che il mondo non può restare a guardare e deve intervenire. E quando interviene, non deve prendersela con delle entità generiche o delle strutture come per esempio delle nazioni, ma deve addossare la responsabilità di questi crimini a delle vere e proprie persone fisiche o delle organizzazioni. E la storia del "stavo soltanto eseguendo i miei ordini" non è né una giustificazione né un attenuante. Ma la cosa era comunque molto controversa. Un'altra obiezione dei vari nazisti o dei vari giuristi riguardava il fatto che questa era, appunto, la vendetta dei vittoriosi sui vinti. Perché c'era stato il processo di Norimberga, quello di Tokyo, ma non c'era mai stato un tribunale internazionale che avesse messo alla sbarra i responsabili dei crimini di guerra alleati. Ed è vero, anche gli alleati commisero abbondanti crimini di guerra, in particolare i sovietici. Degno di nota, per esempio, il massacro di Katyn, in Polonia, da parte dell'NKVD. I sovietici inoltre utilizzarono una serie di escamotage giuridici per non farsi contestare questi reati. E non dimentichiamoci che l'Unione Sovietica, pochissimo tempo prima, aveva invaso la Polonia proprio con la Germania. Quindi sì, certo, la giustizia in questo caso non venne servita, anche perché nessuno la richiese. Ma è anche vera un'altra cosa, ossia che per quanto riguarda almeno in parte i sovietici, ma sicuramente tutte le altre grandi potenze alleate occidentali, la proporzione dei crimini di guerra, sia a numeri, proprio numeri di vittime, sia per quanto riguarda la sistematicità nel perseguire questi crimini, non si avvicinava minimamente, in nessun caso, ai crimini commessi dai nazisti. Ma la vera grande polemica, il grande dibattito, riguardava la legittimità di essere incriminati con questi capi d'accusa. Essenzialmente, gli avvocati dei nazisti dicevano due cose. Prima cosa, quando i legislatori internazionali avevano descritto i crimini contro la pace e contro l'umanità, li avevano scritti avendo in testa quello che i nazisti stavano facendo in quel momento. In questo modo la difesa diventa: ma come? Ci state costruendo un reato intorno. E lo so, anche a me fanno tanto sorridere i nazisti che reclamano l'applicazione severa del diritto dopo tutto quello che hanno fatto. D'altronde è una cosa che fanno ancora oggi, no? Quando sono loro imputati e vengono protetti dalla legge, vengono protetti con tutti quanti gli onori. Avvocati, presunzione di innocenza, riesame, tutto quanto, e possono lamentarsi quanto gli pare, libertà di parola, ovviamente. Ma invece quando loro diventano la legge e qualcun altro si lamenta, lo ammazzano. È un grande classico. L'altra cosa, l'altro punto, però, è paradossalmente più ragionevole, ed è questo. I nazisti dicono: i crimini contro l'umanità, i crimini contro la pace, sono dei crimini che avete disegnato adesso. Ma noi questi crimini li abbiamo fatti ieri.
Quindi con questo tipo di processo, con questo tipo di struttura, con quello che volete fare a voi, non potete farlo. Non potete accusarci retroattivamente di un nuovo crimine che vi siete inventati ora. E intendiamoci, se questa cosa fosse accaduta nel vuoto, tipo in Matrix, no? C'è questo enorme mondo bianco e c'è qualcuno che viene accusato retroattivamente di un nuovo crimine che è stato disegnato adesso, allora certo che non si potrebbe fare. Per dire, se per qualche strano motivo oggi la Cartabia riesce a far passare una misura per cui è illegale mangiare la cassola, non è che mi vengono a rompere i coglioni perché l'ho mangiata per tutta settimana scorsa. Non funziona così. Ma le cose non accadono nel vuoto. Quella tedesca è stata la più grande macchina di morte mai concepita in tutta la storia dell'umanità. Uno strumento orrendamente efficiente che aveva l'obiettivo preciso di massacrare milioni e milioni di persone perché era quella l'ideologia che lo dominava. Quindi certo che questi sono dei reati nuovi, perché nessuno nella storia dell'umanità aveva provato neanche a immaginarsi che fosse possibile qualcosa del genere o che qualcuno avesse addirittura la crudeltà di poterla portare a termine. Ora io, per bontà vostra, non vi faccio vedere le immagini dei campi di concentramento che ovviamente ho rivisto, e vedere quei corpi, di fatto quell'orrore, che mi viene addirittura paura al pensiero di poterli mettere in montaggio, mette tutto in un'altra prospettiva. E dopo aver visto quelle immagini, dopo aver letto per l'ennesima volta le documentazioni, perché ovviamente i tedeschi quando fecero quel massacro tennero a registro ogni cosa, chi erano, quanti erano i loro nomi, se avevano gioielli oppure no, quanto denaro, quante i capelli, le scarpe, tutto quanto avevano segnato. Dopo tutto questo e sentire poi delle obiezioni del genere, l'unica cosa che mi chiedo è come osano? Cioè come fai a reclamare il diritto dopo una cosa del genere? Poi ovviamente lo sai perché sono i disperati, perché sanno benissimo che questo è l'unico cavillo giuridico al quale aggrapparsi perché appunto sono sulla soglia della forca. Però, boh, che palle. Quindi sì, il cavillo effettivamente regge, ma per qualche strano motivo, facendo un veloce bilancio delle ingiustizie commesse in questa circostanza, non lo so, credo che vivrò lo stesso. Dei 24 imputati al processo ci saranno 12 condanne a morte, 3 ergastoli, qualcuno si beccò fino a 20 anni di galera e poi ci furono anche 2 assolti. Ora, se vi piace anche un po' il gusto personale di questi imputati, è interessante notare il comportamento, la condotta di alcuni di loro. Per esempio, personaggi come Göring e molti altri fu costantemente ostile e fino all'ultimo cercarono di dimostrare che loro avevano soltanto agito per il bene della Germania e del Führer. Stryker, per esempio, prima di essere impiccato, berciò qualcosa sui bolscevichi che stavano venendo a distruggere l'Occidente e concluse con un canonico Heil Hitler. Frank, invece, uno dei pochissimi a denunciare Hitler e mostrare un minimo di risentimento, in punto di morte invocò la misericordia del Signore. Anche Keitel, il capo di Stato Maggiore, chiese la misericordia, ma per il popolo tedesco. Quando lo impiccarono, la corda non riuscì a spezzargli il collo e restò appeso per quasi 25 minuti prima che la morte sopraggiungesse. Andò meglio per l'ammiraglio Dönitz, che riuscì a dimostrare che i suoi stessi crimini, come non soccorrere i superstiti in mare, li avevano commessi anche gli alleati, e per questo si prese solo 10 anni. Invece, Göring e pochi altri decisero di risparmiarsi l'ennesima umiliazione e si suicidarono, morendo come topi nella cella. Quindi, certamente il processo di Norimberga non era scevro da alcune problematiche legali, era condito da un enorme numero di interessi politici e nazionali, e appunto altre cose come l'Unione Sovietica, che ha avuto 20 milioni di morti in casa, non li giustifica dal non pagare appunto anche loro per i loro crimini. Però, per non saperne leggere né scrivere, e con tutta la comodità di un ragazzo che vive in un paese democratico, in uno stato di diritto, che non ha visto la guerra neanche da lontano, non ho un giudizio critico, nel senso negativo, sulla vicenda. Guardiamo la realtà delle cose, guardiamo il simbolo. Quanti morti ha fatto la Seconda Guerra Mondiale? 50 milioni? 60 milioni? Sono cifre che non hanno veramente senso, senza considerare tra l'altro tutti quanti i feriti, senza considerare i danni economici e tutte quante le orrende atrocità commesse su donne, bambini, anziani. La vera e propria definizione dell'inferno. E dopo questo inferno, quello che voleva fare questo processo, l'intenzione politica, era dimostrare che dopo tutto questo ciò che trionferà sarà appunto la legge. La legge di un sistema democratico internazionale che avrebbe sconfitto anche in questo caso, anche in questa circostanza, il totalitarismo e di fatto il male.
Perché di fatto sì, di male assoluto si tratta. E in questo processo i procuratori hanno portato delle prove. Hanno portato la documentazione delle SS, degli uffici di Hitler, hanno portato delle testimonianze e dei video che hanno mostrato in aula. Hanno dimostrato che chi sapeva, sapeva, e non era vero che appunto non sapeva e che stava soltanto agendo per il bene della nazione così, a caso. E anche gli imputati sono riusciti a difendersi, hanno portato le loro testimonianze, hanno provato a fare quello che potevano, per quel poco che potevano fare. Quindi l'intenzione era proprio quella di far vincere la giustizia. Non a caso, appunto, delle persone sono state condannate a morte, altre persone sono beccate anni di galera e qualcuno, appunto, è stato assolto. Ma la cosa in realtà veramente importante è il retaggio di questo processo. Il discorso poi dell'intervento internazionale, della giurisprudenza internazionale nel giudicare questo tipo di circostanze, questo tipo di crimini, verrà poi ampliato nel corso dei decenni da una serie di conferenze, sempre più precise, come per esempio appunto nello Statuto di Roma, il Tribunale dell'Aia. È appunto grazie a questi strumenti che noi oggi possiamo di fatto intervenire. È grazie a questo che noi neanche troppo tempo fa abbiamo giudicato criminali terrificanti, come per esempio Akayesu, uno dei responsabili del genocidio in Ruanda, oppure invece persone come Mladic, qua dietro, i nostri vicini di casa, i serbi che hanno commesso delle incredibili atrocità nell'ex Jugoslavia. Scusate se vi sembro molto avvelenato in queste cose, ma sono veramente molto interessanti e importanti da capire, appunto per capire anche solo in linea generale come funzionano le cose, da dove arrivano le cose in questo mondo. Ora ovviamente io non sono un giurista, di nuovo sono sempre un attore, ve lo ricordo, però quando cominci a mettere le mani in queste cose capisci davvero tanto ed è veramente una figata. E sia interessante che appunto utile. Ultima cosa prima di lasciarvi, questa volta voglio consigliarvi due libri. Il primo ovviamente è il mio, che è quello uscito con Mondadori, è fighissimo, ma in realtà quello che vi consiglio oggi è bello figo. Ora, tipicamente si consigliano sempre libri come La banalità del male, o Primo Levi, Se questo è un uomo, certamente, ma io ve ne consiglio un altro che è anche questo orrendamente interessante, ed è Comandante ad Auschwitz di Rudolf Hoss. Ora, Hoss è stato anche lui a Norimberga, non come imputato in questo caso, ma come testimone, e successivamente poi condannato in Polonia. Questa qua è una autobiografia che ha scritto lui raccontando appunto la sua esperienza ed è veramente interessante, ma soprattutto angosciante questa autobiografia, perché lui racconta ciò che faceva, racconta ciò che accadeva come un impiegato del catasto efficiente. Nel senso che lui è un personaggio lucidissimo. Lui spiega qua perfettamente cosa stava accadendo nel campo, soprattutto per quanto riguarda i gruppi umani, no? Racconta, sì, allora c'erano i gruppi dei prigionieri sovietici che erano un po' più forti perché facevano questa cosa, poi c'era, poi quando si spaventavano, quando c'era questo tipo di cosa, c'era una psicosi collettiva, quindi tutto quanto estremamente lucido, preciso, e lo racconta con una freddezza che è spaventosa, e quando deve provare a lamentarsi, ovviamente in tutta questa autobiografia lui prova a giustificarsi, e quando lui prova appunto a spiegare quali erano le cose che lo mettevano a disagio, adesso ho letto un pezzo l'altro giorno che raccontava quando stavano costruendo il campo, lui si lamenta quando, per esempio, non tanto che gli stanno appunto massacrando donne e bambini di fianco, no? Lui si lamenta perché praticamente lui doveva mettere su queste strutture, queste impalcature, queste robe, ma non gli mandavano i giusti materiali, i colleghi non collaboravano, aveva le pressioni, diceva, cazzo, io devo costruire questo campo, c'erano le pressioni da Berlino, è anche ansiogena come cosa. E lui dice, ma è semplicemente impressione, cioè non ci sono parole, ve lo consiglio veramente, è qualcosa di stupendo. Detto questo ragazzi, grazie mille per avermi seguito, io vi ringrazio tantissimo per l'affetto e scusate il mega pippone finale. Noi ci becchiamo molto presto e grazie mille per avermi seguito, come al solito, pizzi out. Lei pensa che siano ancora possibili queste atrocità? Oggi come oggi certamente no, ma non dubito che i tedeschi, e perché solo i tedeschi? Qualunque altro paese, forse che non ci sono dei campi di concentramento in Grecia, o ci sono stati, in Grecia o in Algeria o in Brasile. Nel Cile. E in Cile, ci sono. Quindi perché? Anche in Italia. Non ci vorrebbe molto. Io purtroppo devo dire, lo so questo, non è che lo pensi, lo so. So che si possono fare dappertutto, possono esistere. Dove un fascismo, non è detto che sia identico a quello, un fascismo, cioè una nuova... un nuovo verbo, come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno diritti e altri no. Dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il lager, questo io lo so con precisione.